Per la terza volta sono sul tetto del mondo. Si schermisce dietro un sorriso, ma non nasconde l'entusiasmo e la soddisfazione per un premio di portata mondiale che gli viene riconosciuto per il terzo anno consecutivo. Il dottor Carlo Florio, direttore dell'unità operativa di diagnostica per immagini all'Istituto Oncologico di Bari, ha vinto il concorso Weekly Chest Cases insieme ad un francese e un cinese quale miglior risolutore di casi difficilissimi di patologie polmonari proposti per un anno ogni settimana sul web. Una sorta di campionato mondiale di radiologia toracica a cui hanno partecipato circa 150 specialisti di oltre 120 paesi. La consegna a Seoul, nella Corea del Sud, l'11 giugno scorso, al terzo congresso mondiale organizzato dalla Società Coreana di Radiologia Toracica, alla presenza di 1500 persone. È stato per me molto bello vedere non solo il rispetto da parte degli organizzatori per chi aveva vinto, per chi aveva ottenuto un premio, ma anche una grande ammirazione da parte di veri e propri luminari della radiologia mondiale, delle università californiane, americane. Noi non abbiamo questo tipo di approccio didattico. E io devo dire che questo tipo di approccio mi ha giovato moltissimo nella professione. Un riconoscimento che premia le professionalità del nostro territorio e dell'Istituto Oncologico, ancora una volta purtroppo apprezzate solo all'estero. Noi sottovalutiamo, ma ci sono tanti collaboratori di grande rilievo anche qui nel mio istituto, ma tutto passa nella normalità ed è un peccato. Per me è stata una gioia, ma ho dovuto fare quasi 13 ore di volo per potermi sentire importante.